Thank you. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Ed eccoci qui, eccoci qui, collegati, con una nuova puntata di Radio Quarantena. Benvenuti, buona domenica a tutti voi. Siamo qui oggi per raccontarvi una nuova storia. Una storia che poi si va a collegare anche in diversi aspetti, con quella che è l'essenza del Movimento 5 Stelle, con quello che era anche l'inizio del Movimento 5 Stelle. Non è stato un caso oggi, ma è stata una, una diretta voluta da me fortemente e ringrazio già da adesso l'ospite che a brevissimo vi ha presentato lei non ha mai eh, parlato in pubblico se non quando è stata chiamata in prima persona in campagna elettorale e non aveva mai eh, ecco ri, eh, rilasciato alcun tipo di intervista e per questo io la ringrazio sin da subito vado subito a presentarvela perché merita ecco eccola qui a voi Carlotta Graziani ciao Carlotta buonasera e benvenuta a Radio Quarantena Ciao Giuseppe, grazie mille a te per avermi invitato e darmi un po' di spazio per, per raccontare un qualcosa a tutti, insomma. Allora, eh, non si sente, allora quindi si sente credo adesso, mi, se mi danno qualche cenno, anche dalla pagina degli amici della Vera in, in formazione, forza Carlottina Nostra, ma eh, Marzia ti manda già i suoi saluti, Grazie, intanto vabbè, io ringrazio vabbè, come sempre la, la pagina degli amici della Vera Informazione perché ci danno questa possibilità eh, anche di condividere sulla propria pagina, una pagina che fa veramente informazione che da un po' di tempo è collegata anche alla pagina di Radio Quarantena, io quindi ringrazio sempre Valerio, Giulio, Angelo, eh, Claudio, insomma ringrazio un po' sempre tutti quanti perché... È sempre un grandissimo onore. Intanto vedo che c'è subito un fan club molto attivo. C'è Italo che ti manda anche gli altri saluti. Eh, poi c'è quest'altra amica, eh, che ti, anzi Fabio, che ti manda anche i suoi saluti. Insomma, è una diretta carica. Veramente, siamo contentissimi. Eh, di questo che si parte subito veramente bene, intanto ti dico che siamo 44 qui nella mia zona e oltre 74, anzi 77 sulla pagina della vera informazione. Quindi direi che si può subito partire per iniziare proprio questa intervista che credo che sarà molto dibattuta perché abbiamo parlato proprio di questa chiacchierata oggi e quindi, allora Carlotti, io parlo subito di te, del raccontare anche quella che è un po' la eh, tua storia, ma è di, di raccontarla. Allora parto subito da una, da una domanda: come tutte le storie d'amore, come è partito il tuo amore per il Movimento 5 Stelle e perché hai deciso di farne parte? Allora, intanto ti dico immediatamente che hai scelto allora... una parola perfetta, una storia d'amore, perché per me il movimento è stato veramente un'avventura a tutto tondo. Il movimento è, stato, è stata ed è tuttora comunque una comunità di persone che come vedi ci vogliamo bene, eh, parliamo e discutiamo tra di noi. Io sono partita a conoscere il movimento che era molto 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 piccola, perché tu immaginati una bambina molto curiosa che sente gli adulti parlare di politica come o come un qualcosa di sporco o come un qualcosa di veramente incomprensibile. Andavi in televisione e sentivi quel politico che parlava di articolo, di legge, di quello, di quell'altro e poi ti dicevano che però la politica modificava la tua vita. Quindi immagina una bambina delle medie che comincia a intravedere un sistema e dice, informiamoci un po'. E io al, mi ricordo alla mensa delle medie, parlavo con un mio amico che era il figlio di un attivista, poi alla fine del Movimento 5 Stelle, parlavamo di elezioni, parlavamo del Movimento 5 Stelle. E poi il mio amore... Perché è un amore veramente. È un... Sì. sì, guarda, veramente un amore è nato grazie agli spettacoli di Beppe Grillo. Agli spettacoli di Beppe Grillo, alle piazze dove si urlava i condannati fuori dal Parlamento, dove si aveva una visione completamente differente della politica. Non una carriera in cui si diceva che le persone erano dentro al Parlamento da 30 anni, da 40 anni, ma che ci potevano capire quelle persone della vita reale fuori dai palazzi e da quel momento in poi per me è stato veramente un escursus di, di conoscenza, di informazione e a 14 anni più o meno mi sono avvicinata al meetup del mio territorio e ho detto guardate io non ho molto da offrire se non forza di volontà per portare avanti questo progetto e da quel momento in poi è iniziato tutto insomma Ecco, quindi questo diciamo, è un po' quello che è stato l'inizio di questa, come ho detto poco fa, di questa storia d'amore, che è una storia molto bella e oggi parleremo un po' di, di, di tutto ciò di che è stato e di quello che purtroppo alla fine non si è più realizzato. Allora, quindi andando per gradi, quindi andando pia, eh, piano piano, perché io qui ti ho detto che potevi esprimerti in qualunque modo, potevi parlare, visto so che siamo anche amici da un bel po' di anni... Io, io ti dico, avevi quindi questo sogno, però dico adesso, questo sogno dove ti ha portato? Cioè dove è atato il eh, movimento? Credi che questo tuo sogno si sia realizzato all'interno del eh, movimento oppure no? Allora c'è da dire una cosa: innanzitutto un sogno è composto da tanti tasselli e da tanti obiettivi. Il Movimento 5 Stelle nasce con l'obiettivo della rivoluzione culturale quindi di informare le persone, renderle consapevoli, di farle attivare sul territorio, di essere il sindaco del proprio metro quadrato. Questo era il primo sì. obiettivo. Però sono anche in disaccordo con chi pensa che avere questo come obiettivo e avere fede a quei pilastri sia automaticamente un ok, voi volete stare all'opposizione a vita. Ma noi come ci siamo arrivati a Roma? Sì. Ecco. Noi come ci siamo arrivati al 33%? Ecco. Che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto di fare delle alleanze successive a livello nazionale solamente in caso ci fossero appunto de dei problemi come quello di raggiungere il 33% e non poter lasciare un paese allo sbando e quindi fare degli incontri programmatici, non delle alleanze a priori quindi allora mh, ecco proprio per questo che chi sogna in realtà non sta con la terra sotto i piedi non è pragmatico invece non è così allora eh... Io adesso ti dico una cosa, perché? perché tu sei stata candidata alle regionali sempre per il movimento nella regione Lazio che è la tua regione di appartenenza. Quindi quando tu parli eh, di questo amore, di queste battaglie che parte proprio dai tavolini, che parte da, dalle cose basilari, cioè che proprio informare il cittadino, io ti dico, andiamo quindi un pochino oltre, cioè leggermente oltre il movimento e è arrivato Come ha detto tu, a governare ha preso questo 33% che era inaspettato per molti, ma qualcosa, ahimè, non è andato. Quindi prima poi di andare ad analizzare eh, quelle che sono state le alleanze che l'hanno un po' limitato, io ti all'interno del movimento, che cosa non è andato visto che anche tu hai avuto un'esperienza un da candidata alle regionali del Lazio? Allora, innanzitutto rispondo subito dicendo che bisogna distinguere il governo attuale con il movimento, perché il governo sta facendo un sacco di cose sì. e sta cambiando il paese passo dopo passo. Questo non bisogna attaccare il governo a tutti i costi, non è, non è quello l'obiettivo oh, e mio neanche mio. parlare sempre delle alleanze non è quello l'obiettivo, perché appunto essendo candi stata candidata... Io ho sempre detto che ho affrontato questa esperienza come attivista, non come candidata. Mi sono resa a conto... A quanti anni, se lo puoi dire ai nostri ascoltatori, a quanti anni ti sei candidata? Giusto per dirlo proprio a chi ci sta ascoltando. A 19 anni, infatti è stata un'impresa più che una candidatura perché è stato tutto molto improvviso e adesso racconterò anche come... Però parlando del movimento, il problema non è del governo. Il governo sta andando bene, sta facendo un sacco di cose buone, migliorabili, migliorabili, si può sempre migliorare, però sta facendo delle cose molto puntuali e molto buone. Il problema è nel movimento come organizzazione, perché non capisco perché non bisogna vedere la non si vede la realtà del fatto che tanti attivisti stanno abbandonando il movimento e qualcosa vorrà dire. Attivisti storici, attivisti che hanno fatto dei sacrifici, attivisti che al momento non si sentono ascoltati, non si sentono sostenuti a livello territoriale. Si è creata una distanza. Non, non, non si sa per quali responsabilità, non, non, si, puntano, non si punta il dito, però c'è bisogno di un luogo di confronto. E invece, per parlare del, dell'esperienza da, da candidata, se non mi vuoi fare una domanda, non ti voglio. Eh, ecco, no, cosa? prima di arrivare a questo, prima di arrivare alla tua esperienza da candidata, eh, hai, hai posto un accento importante, che c'è un po' il malcontento con quelli che sono gli attivisti storici. Allora, eh, c'è un collega, che io forse non sono neanche degno di nominarlo, che è Andrea Scanzi. Che appunto parla di un cosiddetto mh, di essere ecco talebani da parte di alcuni del Movimento 5 Stelle. Ora, allora, io vedo invece che quello che sia mancato al movimento, e ti parlo anch'io, da ex attivista che era impegnato nel suo piccolo nel ter territorio, io credo che quello che sia mancato sia stato proprio ecco, quell'approccio, come era prima basilare, essenziale, quindi di informare il cittadino, di far sentire il cittadino parte integrante del. Eh, palazzo, invece c'è stata questa distanza, vuoi per l'inesperienza vuoi per altre cose, però qualcosa non ha funzionato, quindi si è andato a rompere questo non credo. In non credo sia per inesperienza tu non credi? il Movimento 5 Stelle secondo me inizialmente ha voluto dimostrare al paese che poteva cambiarlo e quindi mm -hmm. ha messo tutta la sua attenzione tutta la sua volontà sul governo ha posto l'attenzione lì e si è un pochino dimenticato dei territori che secondo me i il governo può fare tantissime belle cose tantissime belle proposte ma se i territori non continuano a lavorare nel senso ad essere supportati alle prossime tornate elettorali ci sarà qualcun altro che smantellerà tutto tutto e il Movimento 5 Stelle non ha preso il 33% per gli interventi in televisione, per i post su Facebook, ma per gli attivisti che casa dopo casa hanno bussato, hanno fatto banchetti, hanno fatto volantinaggi al caldo, al freddo, al gelo. Veramente gente che ci ha messo l'anima, ci ha messo i soldi, ci ha messo tutto e si ritrova un movimento che di punto in bianco, ok, sta facendo cose bellissime, bisogna fargli i complimenti, però. Quando è che si ascoltano gli attivisti? Era questo il bello del movimento era il confronto, era anche scontrarsi, perché ovviamente il movimento è una fusione di tante anime, non si può essere d'accordo. Sì. Tutti. Però era questo Ovvio. il bello. Ecco, quindi adesso ricollegandoci a quello che abbiamo detto poco fa, racconta un po' a chi si è appena collegato la tua esperienza come candidata alle regionali nel Lazio, cioè Ecco, voglio porre l'accento su una cosa importante. Ti sei sentita da altri, diciamo, capi grossi del Movimento 5 Stelle di Roma oppure no? Mi sono sentita, scusa, non ho sentito la... la domanda. Eh, protetta. Protetta. Eh, protetta da, ti sei sentita da alcuni, diciamo, big del Movimento 5 Stelle di Roma, visto che eri anche quella, quella più piccola, credo. Allora... Eh, alcuni, alcuni portavoce sì mi hanno supportato tanto durante la campagna elettorale. Anche perché io vorrei dire come mi sono candidata perché io ho sempre portato avanti l'idea che un attivista dovesse appunto impegnarsi per diventare l'attivista con la maiuscola, non fare i banchetti, segnarsi i volantinaggi per poi candidarsi a tutti i costi. Quella è una cosa naturale, e grazie a Dio a me è capitato questo. Un gruppo di attivisti, io contavo, avevo appena cominciato il primo anno di università, 19 anni avevo fatto la maturità. Arriva questo gruppo di attivisti che mi dice: Guarda, secondo me tu potresti dare un bel messaggio ai giovani e dire: Guardate, che voi potete entrare a far parte della politica attivamente, se lo può fare una ragazza di 19 anni, lo potete fare anche voi. Io in quel periodo ci ho pensato, ci ho ripensato anche perché dicevo, Ma io realmente posso dare un contributo al movimento o no? E pensavo, ripensavo e poi ho detto, ma se io tutti questi anni, perché ero veramente piccola quando ho cominciato l'attivismo, ho sacrificato la mia vita per questo, Sa sacrificare un anno di università non è niente. E quindi io non l'ho detto a nessuno che mi sarei candidata se non agli attivisti che me l'hanno chiesto, e 24 ore prima della fine del, insomma, del, della chiusura delle candidature. Ho cliccato quel pulsante e io mi diverto sempre a dire che quando l'ho cliccato stavo con la mia famiglia e mia madre dietro diceva: mm. faceva Sì, vabbè, tanto non l'hai detto a nessuno. È, è stata una bella esperienza, chiudiamola qua, nel senso: non ti vuota nessuno, visto che non l'hai detto a nessuno perché c'erano tanti, tanti attivisti che si erano candidati ed erano mesi e mesi che andavano in giro a dire: Guardate, che io mi candido, facevano promesse. Facevano tutto. Io non l'ho detto a nessuno e sono spuntata dal nulla tra gli attivisti che invece erano passati nelle candidature. E quindi ho un po' sconvolto gli equilibri del, della campagna elettorale, anche perché mi sono proposta dicendo: se io passo nelle selezioni devo portare avanti un tema che per me. è è alla base di qualsiasi programma elettorale nessun programma elettorale ha una base decente se non ha una lotta alla corruzione e una lotta alle mafie sui territori perché un territorio non potrà mai evolversi e innovarsi se ha sopra la piora delle mafie dei mafiosi che la spolpano e è stata un'esperienza veramente un'impresa bellissima però anche molto molto difficile Ecco, quindi vabbè. Al di là del fatto che eh, ti conosco da, da un po' di tempo e quindi questa storia io l'avevo già sentita, diciamo, diversi anni fa, diversi anni addietro. Forse il primo anno che io venivo qui a Roma, eh, al di là di questo, io credo che stai ricevendo tantissimi complimenti. Anche la pagina della, della informazione brava, ottima analisi. Uh, quindi il peggiore nemico lo si può costringere a dei compromessi, ci dice Giglio, insomma, comunque è un pensiero condiviso. Quello che io, per adesso, ti voglio chiedere, innanzitutto, è farti i complimenti, perché avere il, il, il coraggio di portare un tema così delicato e così forte come quello delle mafie eh, locali non è da tutti, soprattutto poi se sei in tenera età, perché a 19 anni. Eh, si esce ma... da poco dalla scuola quindi si è considerati ancora un po' bambini quindi forse c'è qui anche quell'incoscienza quell un po' diciamo della, della teneretà che ci ha accompagnato un po' tutti quanti quello però adesso ti faccio un'altra domanda scoglio. ecco eh, quello, quello si eh. perché convincere le persone che i giovani possano realmente cambiare il paese è difficile perché ti arriva quella persona che dice ma tu hai 19 anni ma che ne sai? della vita che ne sai del futuro io dicevo sempre ma se non siamo noi giovani che pensiamo al futuro ma chi ci deve pensare al futuro che il futuro è, è la nostra vita e poi andare nei territori io questo lo devo dire e studiarmi mano a mano tutte le situazioni dei mafiosi locali andare nel, nei vari territori e nominare quei mafiosi ricevendo anche delle minacce io penso sia stata, lo so, voi direte ingenuità, ma una delle esperienze più belle. Perché ti rendi conto che anche una no, bambina però... di 19 anni può mettere paura ad un sistema e questo fa capire che tutti possono mettere paura al sistema se sono veritieri. Questo volevo solamente. E Questa io. è una bella testimonianza. Ecco, questo io, io credo, credo personalmente, ma credo che la mia analisi comunque conti poco. Però penso che il movimento debba partire da queste persone, da queste persone che hanno il, il coraggio di testimoniare e soprattutto di andare controcorrente. Perché il movimento non, non nasce come forza politica di destra o di sinistra, o di, nasce appunto come terzo polo, come forza di contrasto a tutto quello che era prima. Questo però si è, si è perso. E io arrivo all'altra domanda che io ti voglio fare perché prima abbiamo avuto la Lega. Adesso abbiamo il PD. Non è che il movimento rischia come qualcuno ha detto e io trovo piena approvazione, rischia di perdere la sua essenza? Allora, il movimento secondo me non perderà la sua essenza finché avrà un programma e seguirà quel programma. Io continuo a dire che a livello nazionale mm. si è affrontata una situazione veramente terribile e io continuo a dire, lo dirò sempre, che se non ci fosse stato questo governo attualmente con il Covid, con una pandemia globale, nonostante tutti veramente eh, prenda calci e pugni da tutti, che sembra che ognuno tutti abbiano affrontato una pandemia globale nel corso della loro vita, visto che giudicano così bene. E, e quindi faccio i miei complimenti sì. da questo punto di vista. Perché comunque il movimento il fatto che sia stato sia con la Lega che con il col PD poteva anche dire Io sono oltre i vostri, le vostri, il vostro bipolarismo, il vostro destra e sinistra. Noi guardiamo i punti. Quindi finché il movimento metterà di fronte a sé i punti del programma, non perderà la sua essenza, secondo me. Ma questo, ecco. questa strada un po' ambigua che il movimento sta prendendo di. Mm, non so neanche dirlo perché le parole sono importanti e nessuno sta più storcendo il naso quando invece di dire il movimento 5 Stelle dicono il partito dei 5 Stelle, e nessuno storce più il naso. Io credo che gli attivisti si sentano un po' confusi in questo senso perché sì. un'alleanza a tutti i costi non è il movimento, il movimento è un'altra cosa, sì. sono i punti del programma. Ecco, è proprio dai punti del eh, programma, recentemente, qualche giorno fa, eh, il Dibba, come viene chiamato generalmente da tutti gli attivisti, ha rotto un po' le righe, ecco, andando un po' a scioccare quello che è stato, diciamo, eh, io voglio, voglio essere onesto perché qui si parla in, in maniera tranquilla, però io ho visto l'intervista a Piazza Pulita. Oltre che al giorno dopo quella di Scanzi, che mi è piaciuta molto perché lui è così bello, irruento, passionale. Quando lo senti parlare ti, ti coinvolge proprio. Ecco, vuoi fare tutto per lui perché credi anche in quelle idee. però quando è, stato, eh, quando è stata l'intervista da Formigli, c'era cioè la cosiddetta Lombardi. Eh, non, mi, non ho paura a fare nomi e eh, eh, cognomi. Ha fatto una faccia, lo dico con molta onestà intellettuale, ma penso che molti di abbiano avuto la stessa impressione ha fatto una faccia schifata quasi oltre a fare la faccia di una babbuina che non sapeva che cosa dire più quando appunto il Dibba parlava quindi insomma io credo che queste persone al di là che poi la eh, Lombardi ha rotto parecchio le scatole in questi tre anni di eh, governo però al di là di questo io queste persone, questi parlamentari che parlano così tanto per, io credo che facciano del male al movimento piuttosto che fare del bene. Cioè, schifare Di Battista credo che sia una bestemmia. Non so tu come la vedi, però io la vedo così. Allora, innanzitutto penso che attaccare una persona come Di Battista in questo modo pubblicamente Dopo quello che ha fatto per il movimento, sia abbastanza inadeguato. E penso che Alessandro di Battista non abbia detto niente, niente veramente di diverso di quello che qualsiasi attivista avrebbe detto. Eh, ha detto semplicemente: Non ci sentiamo ascoltati, vorremmo trovare un luogo di incontro. I stati generali. Io ho delle idee, potete ascoltarmi ha iniziato a dire delle idee, si è presentato al Ministro dell'Ambiente, insomma, non è che è stato un disfattista, come è stato sottolineato, anzi, è stata una persona che ha detto, io non campo di politica, anzi, ho fatto anche un passo indietro quando mi è stato chiesto di essere Ministro, perché altrimenti il PD avrebbe messo una persona come Maria Elena Boschi, quindi tutto no, veramente tanto onore ha detto semplicemente questo è stato preso di petto da tutti come fosse un Salvini di turno quando semplicemente dice guardate che se noi continuiamo con questa strada che è una strada ambigua per quanto sono le origini del movimento perché non è che il movimento deve tornare all'origine questa è una cosa sbagliata il movimento è un treno che va da avanti ma mh, nel futuro non va nel passato non può andare nel passato perché ci ha avuto tante esperienze il movimento adesso non è un neonato però avere la consapevolezza delle proprie origini non è sbagliato. È questo che Alessandro vuole dire. Le alleanze a tutti i costi fanno perdere la fiducia alle persone. Noi siamo nati dalle persone che non andavano a votare perché erano sfiduciate. Noi abbiamo conquistato quelle persone, non abbiamo conquistato gente che diceva sì a tutti i costi, sì, a, eh, non, non guardava le leggi. Abbiamo aperto gli occhi alle persone. E adesso stiamo costringendo le persone a dire guardate che gli occhi non li dovete tenere aperti. Eh no, eh no. una volta che tu apri gli occhi alle persone, quelle tornano a vedere, non, non sono cieche. Ovvio. Quindi se una persona Obvio. ha da dire delle cose, e tu sei un movimento democratico basato sulla democrazia diretta, devi dargli lo spazio. E poi tu hai detto bene, questi parlamentari... Fanno del male al movimento sì. andando a parlare così a sproposito? Hai detto bene, le, di le parole sono importanti. Perché? Perché se tu al tempo dicevi la parola leader sotto a un banchetto del movimento, ti tiravano un gazebo. Se dicevi la parola alleanza, ti, ti tiravano una, una bandiera. Se dicevi la parola parlamentare, ti arrivava il parlamentare che ti dice: No, io sono un portavoce, non sono un parlamentare. Quindi. Portavoce è colui che ascolta e porta la voce. Il parlamentare è colui che siede su una poltrona in Parlamento e secondo me è una cosa un po' più povera del portavoce. E credo che sia anche, diciamo, puramente concreto, cioè eh, parlamentare è un discorso molto formale e per carità istituzionale, mentre portavoce va a richiamare quello che era un po' il manifesto del movimento 5 stelle io credo che sia questa la, la bellezza perché io quando ascolto sai capita su eh, youtube o, o sulle pagine di ascoltare quel paro guerriere ecco la, la pelle d'oca di quello che poteva essere c'è sempre però È io super. ho visto adesso uno eh, io ho visto adesso uno sfilacciarsi un po' di tutto, io ti faccio una domanda un po' particolare adesso perché tu sai benissimo che io sono pugliese. Però prima di tutto, voglio ringraziare gli, gli amici della vera informazione che stanno commentando, in tantissimi grazie di cuore a tutti quanti voi. Quello che ti voglio dire è che io, essendo pugliese, quest'anno liberamente per vari eh, motivi non ho votato, non ho votato, anche perché onestamente. Eh, non ho visto granché di scelta. Al di là del fatto che io continui a stimare Antonella Laricchia per la sua scelta, vada bene, per la sua scelta di non allearsi con Emiliano, e soprattutto ho appoggiato Antonella Laricchia perché ha portato nuovamente in piazza Di Battista, che è stato onesto nel dire le cose. Ti sembra normale, ecco, che Di Maio e Conte spingano? La, eh, la, la ricchia ad allearsi con eh, Emiliano insomma dopo quello che c'è stato in Puglia eh, ecco non doveva proprio esserci questa proposta ad Antonella perché in Puglia chi è pugliese sa bene cosa ha combinato e, insomma il vecchio presidente e l'attuale eh, presidente quindi tu come la vedi questa cosa qui no assolutamente non mi sembra no. giusto perché perché, alla base del discorso che le alleanze strutturali fanno male al movimento, c'è questa situazione. Tu mi fai lavorare sul territorio attivisti che ci mettono la faccia tutti i giorni, che se la rischiano tutti i giorni, eh. e tu da un giorno all'altro gli dici: Guarda, che quelle persone che magari ti hanno offeso, ti hanno minacciato, hanno fatto di tutto, adesso te li devi portare in campagna elettorale e ti ci devi candidare insieme. Allora, quello dipende dai territori. Se ci sono. Territori con liste civiche e io sono contro anche le liste civiche, però territori con delle... Uno non, vuole uno non vuole essere talebano, ci sono territori con liste civiche con persone oneste? Ok, ma se tu mi dici dall'alto, senza ascoltare, tu Antonella Laricchia ti devi alleare con Emiliano perché altrimenti vince fitto, è una cosa sbagliatissima perché uno sta perdendo la tua identità e quindi ti, ti stai sminuendo perché stai mettendo le percentuali davanti ai punti programmatici perché non stai dicendo, guarda Emiliano noi abbiamo questo. coerenza. esatto, ti stanno bene sì, sì, no, sì, sì. no, alleati perché c'è pericolo di fitto e questa cosa sta andando avanti anche dall'altro fronte il PD e il Movimento 5 Stelle dovranno sempre stare insieme, altrimenti la Lega vince, ma non ti rendi conto che facendo questo discorso Chiunque non veda di buon occhio il PD e il Movimento 5 Stelle automaticamente vota Lega, perché dice: Ok, si sono creati due poli. Il giusto. Movimento era, era buono per questo, perché ha distrutto i due poli. Li ha messi, li ha uniti ha e si è creato. Eh. Esatto, ha rotto il sistema. E l'obiettivo del Movimento era rompere il sistema. De doveva cambiare il governo del paese. Non era il governo che doveva cambiare il Movimento. È questo ecco, no, ma, il punto. Infatti, infatti, eh, hai fatto un'ottima analisi. Io credo che Antonella Laricchia sia stata lasciata sola dalla maggioranza del Movimento 5 Stelle nazionale, quindi dai big. Non conta fare passerelle, ma è stata lasciata veramente sola. E Di Battista è andato lì a, a, a Bari a dargli manforte, perché andava data la mano e dire, cara Antonella... Tu veramente sei del Movimento 5 Stelle perché poteva avere una carriera professionale eh, migliore, poteva avere di tutto e di più, molti più soldi, eppure ha rinunciato. Ecco, cerco di eh, parlare proprio terra a terra perché la gente deve entrare in questo mood, non sempre quello che dicono i big del eh, movimento e legge o è eh, Vangelo. In questo caso, a mio avviso, lasciatemi passare il termine, hanno fatto una grandissima cazzata a lasciarla sola e il risultato in Puglia è figlio di due cose, questo te lo posso dire da cittadino pugliese e poi eh, vado alle ultime due eh, domande. Te lo dico perché in Puglia, purtroppo, eh, si tende ad accentrare tutto verso Bari e verso Lecce, purtroppo la Puglia è molto lunga quindi altri territori come il Tarantino, eh, dove tu sai bene la storia di Taranto e del movimento. Io ho intervistato la settimana eh, scorsa il Comitato Giustizia per Taranto a Taranto ha vinto la destra perché Taranto è delusa dal Movimento 5 Stelle, da quelle che erano state le sue promesse. Ma al di là di questo, in alcuni territori, come hai detto tu. All'inizio è mancato l'appoggio ai cittadini, è mancato l'informazione. E io dico questa cosa e chiudo perché con te ne poi ne ho anche parlato un po' di tempo fa. Quando un parlamentare, quando fai una lotta sull'ambiente e quindi lotti contro le mafie, e io chiedo un aiuto ad un parlamentare perché non riuscivamo a parlare con il presidente della regione e quant'altro e quant'altro ancora, e mi dice stai tranquillo, cerchiamo di non arrivare allo scontro, dai, dobbiamo eh, mettere pace cioè, io sono rimasto male, dico ma come pace? Cioè qui la gente muore di cancro e tu mi parli di mettere pace, ma come è possibile? Ecco io lì, in quel preciso istante, con l'alleanza con il partito democratico, ho rinunciato alla mia iscrizione sulla piattaforma russo. Quello è stato il mio momento in cui io ho detto, basta sarò uno, spiace. un altro osservatore se vuoi raccontare ecco, adesso quella che è stata la tua esperienza, perché ti sei cancellata dalla piattaforma Rousseau? Perché quando io ho sottoscritto un progetto, vuol dire che ci metto la faccia, vuol dire che ci credo davvero. E solo in quel caso io posso contribuire al progetto solo credendoci dalla A alla Z. Nel momento in cui mi vedo arrivare una votazione. Un po' strana, in cui si dice alleanza con partiti tradizionali, che quella parola mi ha veramente fatto venire il magone. Io ho fatto partiti tradizionali sul territorio, ma voi sapete che persone ci sono sul territorio dei partiti tradizionali? In quel momento, nonostante io abbia veramente accettato tutte le votazioni, perché il gioco della democrazia è questo, non puoi essere sempre in maggioranza. E l'ultimo periodo io ero abbastanza sempre controcorrente. In quel momento ho detto, ma io con questo progetto c'entro più qualcosa, posso dare un contributo se io per prima non riesco più a andare ai banchetti perché io adoravo i banchetti, erano la parte più bella secondo me, perché c'era il contatto proprio col cittadino sì. che ti diceva il problema. Se io ai banchetti non riesco più a andarci e non ho più visto banchetti, mentre l'Italia prima era piena in ogni via di banchetti, non ho più visto banchetti. E io non ho il coraggio di andare, ma io che ci sto a fare qua? Se le critiche vengono. Pre... Io sono passata da fanatica al tempo, quando, mi... quando seguivo e ripostavo magari i discorsi di Alessandro, i discorsi in Parlamento di, 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 di Riccardo Fraccaro, di altri. Ero fanatica, perché ripostavo queste informazioni. Poi, nel momento in cui ho iniziato a. Dire guardate, secondo me qualcosa non sta andando, perché il movimento si sta riempiendo di persone che non sono attiviste, sono arriviste e vengono solamente per saltare eh. sul carro dei vincitori, perché? Perché si annusava che il movimento stava aumentando vertiginosamente. Tu io dico, i banchetti sono meglio dei sondaggi. Sui banchetti al tempo, quando eravamo zero virgola, la gente faceva così. Girava intorno, non si voleva neanche far vedere che si avvicinava al banchetto, faceva finta di non vedere. Sì. Poi, di punto in bianco, tutti chiunque si fermava, chiedeva scusate, ma qua, scusate, ma qua, e quindi è ovvio che quel progetto sì. si discosta per qualcosa, no? Che ci sto a fare io se, se alla fine non posso più aiutare? Da lei mi sono cancellata. Ecco, qui intanto c'è un commento: vabbè, da avere informazione di un amico che non so chi è, e che dice che in questa cosa sono completamente in disaccordo con tutte e due. Nel movimento 5 Stelle si continua a starci anche quando c'è qualcosa che non va, e continuate sempre a sostenere il movimento uscite e non ne fate più parte. Questa è una tesi che è discutibile, giustamente. Un Guarda, commento io voglio dire una cosa: io non sono una delusa. Dal Movimento 5 Stelle ah, che è fuori e veramente butta fango. Assolutamente. Io spero, e l'ho detto anche, anche ad io. Alessandro stesso e a molti altri portavoce, che io ci credo ancora in questo progetto. Semplicemente non capisco in che direzione vada. Nel momento in cui si dovesse tornare a capire una direzione che il movimento vuole intraprendere, ed è la stessa in cui credo, è ovvio che uno si riscrive. Ma nel momento in cui non si capisce dove il movimento voglia andare, ma mh, veramente mi sentivo male a stare su Rousseau per il grande rispetto che io provo per Rousseau, che provo per Gianroberto Casaleggio, che secondo me è colui che veramente ha capito dove il movimento dovrebbe andare sì. nel futuro. E io, guarda, mi sono segnata qua. Questo è un quaderno, non so se si vede. Leggere. Sì, Aspetta. sì. Ecco. Leggere pendenza che l'ho certo. fatto quando ero piccola, ero molto piccola e mi ero segnata le parole di Gianroberto Casaleggio che secondo me sono la via che il movimento dovrebbe ascoltare e dice che l'obiettivo del movimento 5 Stelle è che non, non esista più nel futuro, non abbia più ragione d'essere, nel senso che noi vogliamo cambiare il sistema, non vogliamo fare un nuovo partito. Se introduciamo la democrazia diretta non abbiamo più bisogno di partiti. E Gian Roberto Casaleggio, era molto lungimirante Gianroberto Casaleggio, ha dato vita a questo sogno. E secondo me dovremmo ascoltarlo, dovremmo ascoltare le sue parole più spesso, nonostante purtroppo abbiamo perso un grande pilastro, e io ho sofferto molto. Però nel momento in cui io mi ritrovo una votazione come quella, in cui si chiede, volete fare delle alleanze con i partiti tradizionali? Dopo aver letto queste parole di Gianroberto Casaleggio, secondo voi una persona che ci crede, che si sente di fare, dopo dieci anni, dopo un'infanzia, dopo un'adolescenza, dopo il sacrificio di un anno di università perso, si vede una votazione del genere? Secondo voi come, come ci può rimanere? E io lì ho detto, scusate, io veramente ce l'ho messa tutta per accettare tutte le votazioni, tutte le decisioni del movimento, ma io una cosa del genere non ce la faccio. Non ce la faccio. Erano i nostri pilastri allora. Intanto, prima di chiudere con l'ultima eh, domanda, sono, sono contento che la diretta sia molto aperta al eh, dibattito. Intanto, Giulio eh, dice: credo di non essermi sbagliato. Non ho parlato di eh, buttare fango, non mi sembra che state eh, buttando fango, ma questo è un eh, messaggio sbagliato. Se non mi piace una cosa, mi cancelli, se poi mi piace, mi riscrivo. Io non, non credo me. che sia così, credo che no. al di là che il giornalismo essere fuori diciamo dalle logiche politiche ma io non ho fatto mistero e tu lo sai eh, benissimo eh, della mia fede per anni al Movimento 5 Stelle semplicemente ho subito diverse cose ho preso le, le distanze ma credo ancora nel sogno cioè come hai detto tu credo in quello che è un sogno credo ancora però quando sei presidente di un comitato e vedi la totale assenza delle, delle istituzioni e la, la totale assenza di quelle che sono le, eh, le persone che tu hai sempre portato avanti al di là io dico caro Giulio io mettiti anche nei, nei, nei miei panni dico scusate un attimo mi allontano, mi faccio da parte sarò osservatore però non prenderò più le parti di nessuno in pubblico ecco io questo è una pausa di, di riflessione giusta perché Beh, credo che sia mi... anche giusto, nelle, nelle coppie, in un, in un matrimonio si litiga, le cose non vanno bene, ci si ferma e si dice: cerchiamo di eh, capire dov'è il problema, e poi si va avanti. Io parlo sempre le storie, ecco, diciamo tra coppie per rendere più eh, l'idea concreta. Anzi, io eh, voglio dire una cosa: io ammiro, in... le sì. che, io ammiro le persone che dopo che hanno affrontato tutte queste difficoltà che abbiamo espresso durante questa puntata, siano ancora lì a combattere. Io semplicemente ho detto, io non, non ce la faccio più a combattere. Quindi prendo una pausa, cerco di capire dove sta andando questo progetto, e poi in caso uno si riscrive al Movimento 5 Stelle. Ma è sbagliato contemporaneamente non avere una, una propria onestà intellettuale di ammettere e non sto dicendo, non è Giulio, eh, non stavo dicendo questo, è una cosa generale. E no, è eh, Valerio così, comunque, ho sbagliato io a leggere, eh, Valerio, per onestà intellettuale, eh, no. Valerio, ciao, e quindi ho sbagliato Valerio. a leggere io, non Giulio, poverino Giulio, Dai. scusami Giulio. E non, sì, cioè, Si ecco, deve avere anche l'onestà intellettuale, che nel momento in cui esistono dei problemi, questi problemi si devono guardare in faccia. Allora, come da una parte non bisogna mollare, continuare a combattere, eh, posso capire, c'era una frase di Gianroberto Casaleggio bellissima, che mh, chi non si arrende, no, al momento non mi viene perché sto un po' presa, però eh, vincerà. Sì, però contemporaneamente bisogna avere l'onestà intellettuale di affrontare delle problematiche, perché solo così il movimento potrà crescere, altrimenti... Diventerà come tutti gli altri, come ha detto giustamente, mh, mi pare Alessandro di Battista, non ricordo chi ha detto che nel momento in cui il movimento si assimila ad altre forze politiche, scegliere l'originale. Ecco, ecco, allora, quindi per avviarci alla eh, chiusura, ti dico innanzitutto per, ecco, per, per alleggerire un po' la cosa. Dicevi che di eh, non essere portata nel, nel parlare in pubblico, invece io credo che sia la parere di tutti, sei stata, sei, sei stata bravissima, quindi complimenti veramente e ti ringrazio per avermi fatto questo onore eh, di essere venuta per la, per la prima volta qui da me a Radio Quarantena, che è un progetto che stiamo portando avanti anche con gli amici della, della vera informazione per cercare di informare tutti i cittadini. Quindi veramente questo. Eh, è un segno di, di gratitudine che io ti faccio e eh, lo sai che, che ti stimo da molti anni ormai, visto che ci incontriamo spesso, adesso non più per il covid, però fino a marzo scorso ci siamo visti anche qui eh, dove abito io, al campus e quant'altro. Ti faccio l'ultima domanda e poi chiudo, giuro. Qual è il tuo sogno nel cassetto? La faccio a tutti questa benedetta domanda. Ecco, allora. dici un po', se lo puoi dire, sempre. Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di dare un contributo a questa rivoluzione culturale, soprattutto nel tema dell'antimafia. Fare questo di mestiere, combattere le mafie per mestiere, non so se, con, se studiarle o in, prima, diciamo, in primo campo, non so, devo trovare ancora bene il ruolo, però questo sarebbe il mio sogno proprio. Combattere le mafie ecco, con l'informazione. Quindi... Perché secondo me alla base ecco, di tutto. E mi sono ricordate le parole di Gianroberto Casaleggio? È difficile vincere ecco, con chi non si ecco, rende mai. Queste sono importanti, queste ecco, frasi. Ecco. Eh, io credo che con queste parole non ci sia altro da aggiungere se non ringraziarti nuovamente. Ed, ed invito anche gli amici della Vera Informazione a lasciare un like alla pagina di Radio Quarantena per chi eh, volesse ogni settimana tra le tre eh, diretta settimana sempre con ospiti sempre per cercare di dare informazione il più possibile grazie perché mi hai portato un sacco di gente questa sera quindi che devo dirti cioè, più di dirti grazie non so che cosa fare eh, spero di rivederci presto di, eh, di no 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 no, sei stata, sei stata brava anzi sono venuti un sacco di persone anche della vera informazione ci sono stati picchi anche di 180-190 persone collegate in contemporanea, quindi veramente credo che sia un bellissimo messaggio. E poi tanti complimenti da Salvatore, Stella, Gaetano, Car eh, Carmelina, insomma eh, anche questo mio compaesano Francesco. Quindi è stata una diretta bella. È stata una chiacchierata come, come la volevamo noi, una esatto. chiacchierata tra vecchi amici che non si incontrano da un po' di tempo e avevano ecco, ehm, bisogno di dirsi delle cose magari in un modo un po' anomalo ma è stato bello così grazie di cuore e auguri per tutto quello che farai perché credo che farai veramente grandi cose quindi un abbraccio grandissimo e spero come detto prima grazie. di rivederci presto speriamo allora, covid di rivederci a Lazio di su a Mensa. Quindi, come vecchi tempi, insomma, quindi Belli. un abbraccione grande, grande, Carlotta, e grazie di cuore, veramente. Grazie, grazie di cuore, a grazie un a tutti. abbraccio grande, grazie, grazie. Allora, noi ci avviamo verso la eh, Sura. Vi, vi invito alla diretta di mercoledì. Ci saranno altri ospiti. Vi invito sempre a, a lasciare un like alla pagina di Radio Quarantena. Ringrazio come sempre Luci, Effetti, dietro di me Anita Piangola che ha una pazienza disumana, ha lavorato tutto il giorno con me a questa eh, diretta. Allora, se, la, se, se mi dà l'ok, okay, maestra, posso partire? Allora ragazzi, buonasera a tutti, buona eh, domenica e niente, un bacio grande a tutti quanti voi. Alla prossima!